nostra trasmissione, come ormai da un paio di mesi sta andando in onda, vi illustra i principi della magia e della stregoneria del paganesimo, partendo dal quotidiano, cioè dalla vita quotidiana. Non è che parliamo di magie particolari, di riti e altre cose, cioè noi illustriamo quello che è la quotidianità. Nella seconda trasmissione che avevamo fatto a novembre, noi avevamo parlato del concetto della stregoneria del paganesimo del libero arbitrio. Il libero arbitrio, ricordiamo sempre a tutti i radioascoltatori che blocchiamo le telefonate per la prima mezz'ora circa, il libero arbitrio nella stregoneria nel paganesimo, altro non è che adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Nel senso che il cammino di un pagano, di un apprendista stregone, è quello di adattarsi all'oggettività in cui vive e all'interno di questo adattamento esercitare la propria volontà. Però l'oggettività in cui vive un pagano o un apprendista stregone sa benissimo che ha una sua volontà, proprie determinazioni, agisce e a volte si contrappone anche al pagano e all'apprendista stregone. E allora è necessario costruire degli adattamenti, è necessario affrontare l'oggettività. E proprio per esercitare questo libero arbitrio abbiamo deciso di sospendere per il momento la traccia della conferenza che abbiamo tenuto a Marghera il 7 settembre dello scorso anno e di illustrare invece alcune cose che ci riguardano, che ci interessano moltissimo. Praticamente interrompiamo per qualche trasmissione la traccia della conferenza di Marghera e parleremo invece dei nostri libri, dei nostri testi, delle nostre cose. Il primo che voglio presentare è il libro dell'Anticristo. Che cos'è il libro dell'Anticristo? Il libro dell'Anticristo è la lettura dell'oggettività fatta da me quando io incontrai l'oggettività come essere vivente, cioè praticamente la descrizione di una parte del mio cammino alla conoscenza e alla consapevolezza, il mio cammino di apprendista stregone. Ricordo che il termine apprendista stregone non è un termine che io mi invento tanto perché mi fa comodo darmi un'etichetta, ma è un percorso alla conoscenza, cioè io non sono né uno studioso, né un archeologo, né un... Né, insomma, io sono un apprendista stregone, in pratica cerco le nozioni, cerco le cose per capire quello che mi succede. Il libro dell'Anticristo è questo. In pratica, quando io ho scoperto che il circostante è vivente, che il circostante è pensante, l'ho descritto come oggetto in sé e ho descritto la relazione fra l'essere umano e questo oggetto in sé. Dopo da questo sono diventato pagano. Il passaggio al paganesimo è avvenuto quando, all'interno del libro dell'Anticristo, ho scoperto che le linee di tensione che io leggevo come collegamenti fra tutti gli esseri viventi erano invece degli esseri viventi in sé, cioè avevano delle caratteristiche di amalgamarsi con le tensioni di altri esseri. Praticamente non solo univano le coscienze del mondo, ma erano coscienze in se stesse, e allora c'è stato il passaggio al mio diventare pagano. Bene, il libro dell'Anticristo, dal libro dell'Anticristo vi leggo il capitolo Che cos'è il bene e il male, cioè il concetto di bene e di male riferito all'Anticristo e riferito alla stregoneria. Dopo questo passo che vi leggerò, naturalmente questo passo va preceduto da altri capitoli e segue e viene seguito da altri capitoli, per cui anche se alcune cose non vi sembreranno chiare all'inizio è perché sono spiegate in capitoli precedenti e sono seguite da altri capitoli, però il concetto di bene e male alla fine della lettura è chiarissimo. Dopo di questo vi leggerò invece qualcosa da Il Sentiero d'Oro. Il Sentiero d'Oro è un altro libro, sempre da me scritto, che va a identificare le coscienze del circostante, le coscienze delle linee di tensione e delle coscienze in sé, riferite al paganesimo romano. Cioè, che cos'è per il pagano una certa descrizione? E dal Sentiero d'Oro vi leggerò che cos'è Venere dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo. Bene, che cos'è il bene e il male?
dal libro dell'Anticristo, scritto da Claudio Simeoni, cioè io, e dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Quando nel cervello della specie umana si formò la barriera ed egli fu costretto a descrivere il mondo al fine di poterlo catalogare e inquadrare nei sensi, l'essere umano ebbe bisogno di costruire una dualità apparente sostitutiva di quella andata perduta e dimenticata. La dualità dimenticata era fra superio e io psichistico, però è spiegato in altri capitoli. Senza contraddizione, l'essere umano è morto. L'essere umano era solo ciò che poteva descrivere di se stesso e nulla di più. Il perduto era stato cancellato dalla sua memoria, non dai suoi geni, né dalla parte interna del cervello o dai centri energetici del suo corpo. Qualcosa di tanto in tanto riaffiorava, qualche cosa in contraddizione con la linearità della descrizione del quotidiano. A volte cancellava volontariamente le nozioni affiorate, magari chiamandole allucinazioni. A volte dovette prenderne atto. Chiamò ciò che più gli piaceva bene e ciò che non gli piaceva male. Quando gli esseri autospacciatisi per dei creatori, ricordo che nel libro dell'Anticristo non esistono dei. I dei sono solo i dei creatori, cioè il nemico. Mentre invece nel sentiero d'oro esistono le divinità, esistono degli dei che però non hanno lo stesso significato dei creatori. Quando gli esseri autospacciatisi per dei creatori si impose la sua attenzione, divenne bene ciò che piaceva loro, e male ciò che a loro non piaceva. Quando, con l'uso di armi, alcuni esseri umani si impossessarono del pianeta Terra in nome dei loro dei, a loro volta, dichiararono bene tutto ciò che a loro piaceva e male ciò che a loro non piaceva. Quando gli esseri umani si ribellarono, anche costoro dichiararono bene ciò che a loro piaceva e male ciò che a loro non piaceva. Il bene e il male avevano perso il loro valore originario di contraddizione, per essere ridotti a due fantasmi soggetti al capriccio di questo o di quel gruppo sociale o economico, di questo o quell'esercito, di questa o quella bandiera. Scusate. Sì, ricordo che più tardi, verso le 3:30, riprenderemo le trasmissioni in diretta con gli interventi con le telefonate. Chi più tardi vuole telefonare può telefonare alle 049 700 700. Grazie. Di questa o quella bandiera, in realtà solo fantasmi obbedienti alla più generale legge della necessità di soddisfazione dei bisogni naturali o indotti di questo o quel gruppo di esseri umani. Esiste la contrapposizione originaria fra bene e male, riferibile all'universo nel suo primo istante di vita, lungo la strada del congiungimento della coscienza di sé. L'universo è il centro di se stesso e di ciò che contiene, non l'essere umano o i suoi fantasmi. È bene ciò che si espande ed è male ciò che si contrae. È male ciò che si ferma e tende a chiudersi su se stesso, è bene ciò che esplode, è male ciò che implode. L'energia vitale tende ad espandersi e a velocizzarsi quando è viva e sana e a ristagnare quando è malata. La tendenza di ogni forma di vita è quella di estendersi. Se non lo fa, non è per autolimitazione, ma perché circostanze o esseri gliel'impediscono, favorendone a volte la selezione e raramente, almeno fino a qualche migliaia di anni or sono, la scomparsa. Tutto ciò che cresce e si espande si definisce bello. L'energia vitale stagnante tende a bloccare ogni movimento e a far appassire tutto. È bene la ricerca della conoscenza e della consapevolezza e del potere personale, perché questo porta all'esplosione e allo sviluppo dell'individuo e, di conseguenza, della sua specie. È bene imprecare e riprovare davanti alle difficoltà. Serve a compattare se stessi. È male arrendersi e pregare, come fanno gli adoratori di dei. Ci si ripiega su se stessi e s'appascisce. È bene sviluppare la vita, proteggendone ogni forma, in quanto tale, va protetta non da forze occulte, ma dallo sciacallaggio perpetrato da altri esseri umani. E questo va fatto nel suo ambiente, per la sua organizzazione. Ogni volta che una forma di vita cresce e si espande, significa un buon equilibrio nella natura. Significa flussi di energia vitale, significa sviluppo di potere personale degli esseri e degli esseri umani in particolare. Male è il saccheggio della vita, male è il saccheggio delle foreste, male è richiudere forme di vita, esseri entro gabbie, male è l'aria velenosa, male è inquinare il male, riducendo lo spazio vitale per gli esseri di quei luoghi. La carne di pollo allevata in batteria ha molta meno energia della carne di una gallina alla quale abbia vissuto almeno una parte della sua vita secondo la sua natura, e comunque con una certa mobilità.
gli alberi felici danno frutti molto più potenti delle piante irrorate da antiparassitari, anticritogamici, diserbanti, eccetera. Male è gettare senza una scelta soggettiva veleni sulla terra o nel vento. Male è colpire senza una ragione la natura e i suoi processi evolutivi e di adattamento. Male è colpire o distruggere esseri se non vi è diretta necessità o scelta diretta del soggetto. Ma il male riscuoterà il suo tributo. Restringere la vita non è indolore. Quando una forma di vita viene fatta sparire da un determinato territorio, la natura ricrea lo schema funzionale, ma ad un livello più basso. Lo sterminio di milioni di rane e di rondini, come variazione dell'habitat, venne pagata con un aumento di milioni di zanzare. Ne sanno qualcosa molti paesi e i commercianti di veleni chimici. L'energia vitale tende sempre ad espandersi e riprodursi, ad eccezione dell'ultimo stadio raggiunto dalla natura. E nacque il deserto del Sahara. Quell'immensità di sabbia, l'essere terra lo ha chiamato l'orrore. Questo è il male. Questo è l'ultimo stadio dal quale sembra impossibile riuscire a ripartire per sviluppare la coscienza di sé. L'orrore è un campo statico di energia vitale stagnante, tendente ad espandersi piuttosto rapidamente. Chi distrusse quella natura, chi tagliò quelle foreste, chi bloccò i flussi di energia vitale, ora ammira il proprio capolavoro. È bene il bimbo che cresce, è male l'essere umano in cui passando gli anni svanisce il bisogno di volare. Male è obbligare degli individui ad essere uguali a qualcuno o a qualche cosa. Bene sono le milioni di sfaccettature dell'universo e la voglia di toccarle tutte. Male è vietarlo. Bene è il sesso nelle sue milioni di forme. Male è terrorizzarne o limitarne la pratica. Avvicinarsi a tutti gli esseri con rispetto, mantenere vivi e forti i propri campi di energia vitale, percorrere le strade del mondo con sete di conoscenza, dilatare le ali della percezione attraverso lo sviluppo dei sensi e dell'uso delle linee di tensione, sviluppare il sognare e nessun male, inteso come costrizione dell'individuo, sarà sufficientemente forte per soggiogarvi. Male è affermare la proprietà su parte del pianeta. Bene il lavoro, atto a superare il lavoro e la fatica del lavoro. Male possedere schiavi, o servi lo stesso, o essere schiavi, o servi lo stesso. Male è mettere sopra di sé un dio e se stessi in ginocchio. Orrore è costringere altri a farlo. Così facendo si rattrappisce la propria energia vitale e si costringe altri esseri umani alla dissolvenza. Male è mettere sopra di sé dei. Male è mettere sopra di sé i loro rappresentanti. Bene il riposo, il dormire, l'esplodere. Male è mettere sopra di sé il proprio padre e la propria madre. Ad essi non si deve nulla. Ogni essere è sempre il prodotto di un orgasmo, e l'orgasmo è una delle chiavi di sviluppo di ogni essere che lo pratica e dell'universo nel suo insieme. Male è uccidere altri esseri, ma se ciò dovesse accadere, al di là di ogni forma giuridica, gli esseri devono sapere come non sia possibile risoffiare la vita dentro un corpo fisico distrutto. Quindi ogni cruccio o pentimento o ogni vendetta è inutile e non ha ragione di essere. Bene farà l'amore e non certo per fare figli. Se la specie umana, nel corso della sua evoluzione, ha fatto in modo che i figli nascessero dall'atto sessuale, non lo ha fatto per condizionare quest'atto, ma perché questo fare è talmente importante che il non farlo avrebbe comportato comunque la distruzione della specie e dei singoli individui. Male, suicida, e farlo allo scopo di avere, da quando in qua persone vengono possedute da altre persone, dei figli. Male è sottrarre a chi lavora trasformando la materia con le proprie mani. Male è possedere la vita di qualunque essere. Bene sono gli anziani, quando rispettano ed onorano i bambini e i giovani. Bene è il genitore, che non mette il guinzaglio al figlio. Bene è il genitore, che non condiziona la propria vita in funzione del figlio. Un sistema sociale giovane è un sistema sociale in movimento. Un sistema sociale retto da vecchi è la morte di ogni spinta, di ogni ansia, di ogni desiderio. Bene è la sete di conoscenza, male è l'essere arrivati. Bene è prendere in mano il proprio sognare e spiccare il volo, male è ingoiare pillole per dormire. Male è essere bloccati dal terrore e dall'angoscia senza essere in grado di organizzare un progetto per fronteggiarle ed annullarle. Bene è l'atteggiamento di distacco e rispetto nei confronti di tutto e di tutti. Male è disperdere, bene è volare. Bene, questo dal libro dell'Anticristo vi ho letto il concetto del bene e del male. Sì, ricordo che fra poco cominceremo a lasciare il telefono libero per le telefonate che vuole intervenire,
quando telefonare alla 049 700 700, noi cominceremo le telefonate verso le 15:30. Dal sentiero d'oro, grazie Francesco. Francesco è sempre opportuno. Il sentiero d'oro invece è una lettura delle immagini delle divinità romane. Le divinità romane sono sempre state spacciate per dei davanti alle quali i romani si mettevano in ginocchio. E questo non vale solo per le divinità romane, vale per quelle greche, per quelle egiziane, per tutta l'area mediterranea. Cioè il concetto di divinità era un concetto diverso da quello che ci hanno spacciati. E io ora vi leggerò Venere. Qual è il significato reale del termine Venere? Io agisco nei confronti di una pianta di melo, gli tolgo i parassiti, zappo attorno alla sua base per togliere le piante infestanti, o comunque non gradite, metto del concime, poto la pianta, eccetera, eccetera. Queste azioni sono il mio ammiccamento nei confronti della pianta, al fine di ottenere prodotti migliori. Questo fare è il mio venerare la pianta. Poi gioca l'attenzione. La pianta percepisce il mio stato d'animo, espresso attraverso le mie azioni, e, nei limiti del possibile e della sua convenienza, cerca di soddisfare la mia richiesta. Soddisfando la mia richiesta, essa venera me, rinnova il patto stabilito fra me e la pianta, inducendomi a perseverare nelle mie azioni. Questo vale per tutte le coscienze esistenti, percepite o meno. Il fare degli esseri è il loro venerare attraverso il quale sollecitare venerazione. Venere è il potere, cosciente di sé, sprigionato dalla relazione di mutuo vantaggio, innestata fra due o più esseri. Venere è la relazione simbiotica di tutte le parti dell'universo, in funzione dello sviluppo del proprio divenire. Venere è lo splendore del divenire. Il suo contrario è la sottomissione e il servilismo, il sottomettere e l'asservimento. Mettere in ginocchio esseri umani davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra non è venerazione, ma soltanto asservimento. Il venerare è antico, come antico è il fare umano, limitato dal pensato della ragione. Venere sorge bellissima, in quanto bellissimo è il fare dei viventi della natura, quando entrano in relazione con l'esistente, finalizzando la relazione all'aumento del proprio potere di essere. Orribile è il fare degli esseri umani quando assoggettano altri esseri della propria specie, al fine di soddisfare i propri bisogni, rubando il lavoro dalle loro mani. Il lavoro umano è fondazione continua del divenire, perciò implica sempre la speranza nei risultati e nell'effetto di un ritorno a quel fare. Il potere di Venere è il potere degli esseri, la cui azione è finalizzato ad espandere se stessi attraverso la venerazione del circostante. La debolezza di Venere deriva dal fare umano mentre assoggetta altri esseri per sottrarre loro il potere di essere. Poteva ben dire Tito Livio che il popolo romano era il più religioso del mondo, in quanto non era soggettato a nessun essere ed era in relazione attraverso Venere con tutti gli esseri del circostante. Ci penseranno gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra a privare quel popolo della sua religiosità, sottomettendolo. Bene, io vorrei ricordare che questi pezzi vengono tutti riprodotti dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti sul bollettino, vero Sì, Francesco? noi regolarmente riproduciamo tutta una serie di articoli, di testi, di iniziative, di tematiche che sono abbastanza trascurate da quanto riguarda la stampa, perché è dedicata più che altro a cavolate varie, a stupidaggini o sono per condizionare le persone. E noi abbiamo una serie di pubblicazioni, tra cui un bollettino che inviamo gratuitamente, in cui anche questi testi vengono riproposti. È uscito appunto il numero di gennaio del bollettino. Può essere richiesto all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza, e noi lo inviamo gratuitamente. Sul numero che è uscito a gennaio c'è una serie di articoli. C'è una nostra iniziativa a favore dei pagani in Asia, soprattutto a favore della popolazione di Kalash che si trova in Pakistan, perseguitata dalla maggioranza musulmana. C'è un articolo sulla tematica del matriarcato-patriarcato, ripreso da un quotidiano. C'è un intervento su Venere del nostro Claudio, si parla di una festività con tracce pagane ripresa nel Trevigiano, e c'è un articolo di Roger Garaudy che parla appunto del conflitto tra monoteismo e politeismo, dicendo appunto che il monoteismo è del mercato e il politeismo nella vita, e questi saranno destinati a scontrarsi. Tematiche analoghe al discorso dello scontro fra politeismo e monoteismo non è che siano soltanto tematiche sviluppate da noi. E
esistono ad esempio in alcuni posti questi problemi che sono affrontati in maniera diversa, anche in maniera originale. Io ho acquistato a mano il numero di gennaio di una rivista che si chiama Caos. E non è una rivista di ispirazione magica, come qualcuno potrebbe pensare, soprattutto per quelli che conoscono le teorie di Crowley e dell'Hoth, ma è una rivista di giochi di ruolo. E in questo numero c'è un dossier in cui dice: Dio non gioca a dadi, dei è religione nel gioco di ruolo. Logicamente il Dio monoteista non giocherà mai a dadi, gli dei possono fare questo ed altro, non hanno problemi di figura o di partecipazione. E in questo numero viene affrontato proprio il problema di dire creiamo un gioco di ruolo in cui si parla di religione. E dice, allora, innanzitutto si deve pensare a quanti monoteismi adottare, perché sono ovviamente questi a entrare automaticamente in conflitto tra loro. Potrebbe essere interessante giocare in un mondo in cui ci sono tre o quattro divinità uniche a confronto. In sostanza, se il Master vuole creare un mondo dilaniato da guerre di religione, dovrà essere un mondo in cui più religioni monoteistiche, dichiarandosi tali, non possono convivere con altre religioni monoteistiche e pertanto si combattono o tra loro in continue sanguinose guerre sante. Il politeismo è per definizione tollerante, gli dei possono essere in competizione e in contrasto, ma sono affari loro ed è sufficiente che ascoltino le preghiere. E sempre proseguendo su questo articolo, che è interessante e anche curioso, dice: ma contemporaneamente il politeismo non può essere altrettanto tollerante nei confronti di religioni che si dichiarano monoteiste, visto che da esse è ovviamente messo in pericolo. E di conseguenza l'azione contro il monoteismo che noi facciamo è un'azione di difesa dei diritti delle persone e dell'uomo, perché appunto, come qualcuno potrebbe ben definire, il monoteismo è assolutamente un sistema di dittatura, di creazione di un mondo totalitario in cui non c'è possibile nessuna manifestazione. I monoteisti si utilizzano vari sistemi per condizionare le persone. Noi assistiamo periodicamente a delle campagne di stampa in cui si accusano gruppi, anche il nostro, di essere delle sette. Noi non siamo delle sette, perché le sette sono i monoteisti, sono i cristiani. La Chiesa Cattolica è la setta di tutte le sette, è la madre di tutte le sette. E noi vediamo che certi fatti vengono riproposti in maniera artificiosa. Premetto che noi siamo contro tutti i santoni, contro tutte le gerarchie, contro tutti gli ordini segreti. Ultimamente in Giappone si è molto parlato del pericolo delle sette, in cui si attribuiva a una certa setta, che era la Aum Shinrikyo, la verità suprema, l'attentato alla metropolitana di Tokyo. Benissimo, è stato un grande clamore, l'operazione era abbastanza particolare, abbastanza strana. Io non voglio difendere questa setta, perché se una setta non fa parte del mio mondo, non fa parte della mia visione della realtà. Però è stata utilizzata anche in Italia per dire facciamo delle leggi contro le sette, che poi erano un cavallo di Troia per dire chiaramente facciamo qualcosa per bloccare la possibilità agli altri di manifestarsi, chi va contro la religione dominante e il pensiero dominante. Benissimo, ora tutti hanno parlato di questo fatto, però il 1 febbraio, sul Sole 24 Ore, l'unico che ne ha dato notizia che sappia io, dice: Giappone, la setta del gas non è più fuori legge. La Commissione per la sicurezza pubblica giapponese ha stabilito ieri all'unanimità che gli adepti della setta Aum Shinrikyo, suprema verità del santone Shokoda Ashara, non sono più pericolosi e pertanto non vanno dichiarati fuori legge in base alla legge antiterrorismo contro le attività eversive. Cioè, se vi rendete conto, quello che hanno montato in Italia con questa storia, contro tutte quante le iniziative che non erano di parte religiosa, hanno tranquillamente giustificato qualsiasi iniziativa e alla fine cosa è successo? È successo che questo gruppo, se fosse pericoloso, basta pensare alle leggi antiterrorismo che vigono in Italia, noi abbiamo ancora dei processi di tipo politico dopo 20 anni, non si sono ancora risolti, questi dopo pochi mesi sono stati detti che non sono nocivi, che vuol dire che probabilmente c'era qualcos'altro che c'era da nascondere o da coprire, però hanno preso a pretesto i monoteisti per dire facciamo delle leggi repressive. E comunque questo era solo un accenno all'attualità, era solo per far capire che certi meccanismi di controllo, sono di controllo appunto mentale, sono di condizionamento, diventano pericolosi. E questi sono fatti soprattutto da chi pensa di detenere un'unica verità e di essere il detentore di una verità unica. Di conseguenza, quello che bisogna fare non è dire noi dobbiamo affidarci a una realtà unica da un'altra parte, noi dobbiamo stabilire una nostra libertà, dobbiamo capire che abbiamo dei riferimenti che sono diversi e noi dobbiamo capire di imparare a vedere con i nostri occhi, non delegare a nessuno, cioè non dobbiamo delegare a nessuno dal punto di vista religioso, non c'è nessuno che ci possa insegnare, che ci possa dare una dottrina, che possa detenere la verità. Noi dobbiamo percorrere autonomamente una nostra via, dobbiamo scoprire quello che ci circonda. Difatti l'attività dell'istituto, a cosa si lega? Noi non vogliamo creare chiese o creare gruppi, ma noi siamo partiti da molti anni, ok,
Proprio quel tentativo anche di demistificare tutte quante quelle iniziative che possono sembrare pagane o fintamente pagane. Noi diciamo non esiste nessun segreto. Le cose sono, non sono coperte da nessun segreto, non esistono testi sacri. La realtà, il mondo è sacro di per sé stesso e noi dobbiamo rifarci a questa realtà, a questo mondo. E noi abbiamo fatto anche una serie di iniziative, dal punto di vista sia personale e sia, diciamo, come pubblicazioni abbastanza particolari. Ne cito una, ad esempio. Abbiamo fatto una pubblicazione di un opuscolo che si chiama Sacerdozio e prostituzione sacra, giocando sul termine ebraico, che quasi sacerdozio era sinonimo di prostituta. Abbiamo pubblicato un libro uscito soltanto in Belgio, che sappiamo, nel 1911 a Bruxelles, che parlava della carestia legata a riti di magia sessuale. E questa è una cosa a cui la Chiesa sicuramente non ci tiene a parlarne e tiene a camuffarla. E queste sono le nostre iniziative. Esistono poi una nostra necessità, è quella ad esempio di divulgare non tanto una verità che noi pensiamo di tenere, ma di divulgare delle informazioni che siano basilari, che diano la possibilità alle persone di capire com'è il mondo che le circonda. Una cosa che ad esempio noi abbiamo sempre battuto come argomento di un certo interesse è il discorso del culto delle ninfe, non perché il culto delle ninfe sia un qualcosa di particolare, ma perché il culto delle ninfe è la manifestazione ancora concreta del collegamento possibile tra la visione dell'uomo e la visione del mondo circostante. Nel senso che noi notiamo una cosa ben particolare. Nei monoteisti hanno ultimamente la mania delle cosiddette apparizioni. Queste apparizioni avvengono e non sono mai suffragate da niente. Cioè, avvengono in un solo posto e poi si ripetono da un'altra parte, come ad esempio questa divinità unica dovesse spostarsi materialmente su questo mondo. Invece noi assistiamo anche nell'antichità e le apparizioni non erano così fuori del mondo, ma erano dentro il mondo, cioè, e si comparivano in più posti. E comunque questo ad esempio è una tematica che potremmo approfondire perché è una tematica un po' particolare. E noi ricordiamo che diamo il via alle telefonate. Prima di avviare la telefonata voglio ricordare l'indirizzo. L'indirizzo è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica e Vicenza. E chi vuole invece scrivere a me o mettersi in contatto con me è Simeoni Claudio, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. Ci sono anche sull'elenco telefonico. Dunque, se qualcuno vuole telefonare, il telefono è libero. Nel frattempo, finché non aspettiamo delle telefonate, se Francesco ha qualcosa da dire. Sì, no, io nelle trasmissioni precedenti si era accennato al discorso, ad esempio, degli inferi, della morte, della discesa degli inferi. Si citava appunto il fatto che il Dio dei cristiani, il Cristo, fosse sceso negli inferi e questo non fosse più fatto dagli uomini. Bene, e qualcuno diceva, ma anche alcune divinità pagane sono morte. Sì, questo è vero, però la finalità era ben diversa. Io voglio citare da un testo, non so se alcuni conoscono il testo di James Hillman, Il sogno e il mondo infero. James Hillman è uno dei maggiori teorici di origine junghiana che esista al mondo in questo momento. Lui nel suo libro appunto dice, Orfeo, cioè, parlando della discesa negli inferi, Orfeo e Dioniso vi discesero per riscattare persone armate e loro molto vicine, tipo Orfeo, Euridice e Dioniso, la madre Semele. Ercole aveva dei compiti da adempiere, Enea e Ulisse compirono la loro discesa per conoscere. Dioniso tornò un'altra volta sottoterra in cerca della poesia per salvare la città. Ma la missione di Cristo nel mondo infero fu quella di annientarlo. La sua risurrezione fu fatta passare come non più necessità delle persone di scendere nel mondo infero per capirlo e utilizzarlo. E già questa appunto è la dimostrazione dello scopo di impedire alle persone di utilizzare qualsiasi via di conoscenza. Se Claudio voleva aggiungere. No, se tu hai finito, Sì. io dal libro dell'Anticristo volevo leggere un altro pezzo che secondo me è abbastanza importante ed è sul concetto di vittoria e sconfitta riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé. E ricordiamo che è solo relativo allo sviluppo della coscienza di sé, non è riproducibile in altri ambiti. Dunque, la vittoria è il risultato finale di una sequenza di sconfitte. Quando il soggetto affronta l'oggettività, vincere o perdere è uguale. La vera vittoria consiste nel mettere gli scontri uno dopo l'altro.
iniziarne uno dopo averne concluso uno. Non c'è vittoria nello scontro fra oggettività e soggettività, ma lo scontro fra soggettività ed oggettività porta alla vittoria della soggettività sulla soggettività. Ancora, lo scontro continuo fra soggettività ed oggettività permette alla soggettività di reclamare il potere di essere davanti all'infinito. Ogni volta che l'oggettività si scontra con una soggettività, per lei è sempre e comunque una sconfitta, sia che vinca sia che perda, riferita al piano della ragione. Se vince, disporrà di una soggettività meno matta della sua vittoria, pertanto non servibile al 100%. Se perde, dovrà costruire un nuovo adattamento soggettivo, determinato dall'incapacità di controllo di quella soggettività specifica. Un'oggettività formata da soggettività meno matte è un'oggettività meno matta. Pertanto, sia che il soggetto vinca o perda nello scontro con l'oggettività, il soggetto vince sempre nella misura in cui riesce a rinnovare e a riprodurre lo scontro con l'oggettività al di là dell'essenza numenica della sconfitta o della vittoria. Dal punto di vista dell'efficacia soggettiva, si può affermare che un soggetto travolto dalla sconfitta, capace di rientrare nell'arena percorrendo un altro piano sul quale rinnovare lo scontro, ottiene una vittoria ben più grande che non quella che se avesse vinto lo scontro stesso. La vittoria non consiste nel privare l'avversario di un qualche cosa, ma nel presentarsi potente all'appuntamento con la morte del corpo fisico, la quale è in grado di mettere tutti d'accordo, salvo il modo con il quale i polveracci la supplicano. Proviamo a vedere una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Stavo qui a chiedermi, a farmi una domanda, se tutto è basato sul tempo, perché almeno per me il problema è il tempo, no? Supponiamo. Come fa un infinito, un assoluto, andare contro se stesso? Non l'ho mai capita questo. Se me la spiegate voi, un assoluto, no? In tutti i sensi, uno che non è definibile, che non so neanche come definirlo, perché noi abbiamo tutte definizioni convenzionali, le nostre, no? E relative. È relative, perfetto. Come può andare contro se stesso? Spiegatemelo voi altri. O me lo spieghino i cosiddetti cattolici. Sarà bene. Forse è meglio, Ciao. 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 Beh, la questione del tempo è una questione abbastanza particolare. Diciamo che soprattutto il problema si pone per il monoteismo, in quanto la caratteristica del monoteismo è quella di contare le cose, di poterle numerare. Cioè, nel senso, se noi notiamo il monoteismo, dicono sempre, stabiliscono un'età, una durata, esiste un Dio, esiste una Trinità, esistono dei 10 comandamenti. Per quanto riguarda invece i pagani, il problema del tempo è una cosa secondaria, cioè nel senso che il tempo è una cosa relativa, che noi possiamo anche utilizzare a nostro piacimento. Certo, l'assoluto, come il termine dice chiaramente, era sciolto da ogni legame, di conseguenza è libero di fare qualsiasi cosa. Per noi pagani e politeisti è più facile comprendere il discorso dell'assoluto, che si dia un tempo. Cioè, io cito ad esempio un autore francese che ha scritto Il bagno di Diana e dice appunto, parlando del fatto che della necessità per gli dei pagani di assumere un corpo. Se assumono un corpo, ne prendono cura e ciò li distrae non tanto perché ne avvertono realmente i bisogni, ma perché li diverte l'idea di avvertirli. Lo fanno per rispetto umano, come ogni dea. Diana sostiene fedelmente la sua parte di donna, si lava come qualsiasi altra dea, ma non si è mai sentito che si sia nutrita delle sue prede, cioè nel senso proprio la necessità di misurarsi con il mondo fisico. Questo appunto lo possono fare perché vivono su questa realtà e ne sentono il bisogno, al contrario ad esempio del dio dei monoteisti, che vivono su un altro mondo e vivono fuori della realtà e ogni tanto se ne vengono a intromettere, forano questo buco del nostro spazio e si vengono a manifestare. E io ricordo sempre che chi vuole intervenire può intervenire telefonando allo 049 700 700 e potrà andare in diretta. E un'altra esempio tematica che si può riconnettere al discorso appunto della vita, delle varie manifestazioni, ad esempio, è l'uso del sangue che ne fanno i pagani e l'uso del sangue che ne fanno i monoteisti.
Io prendo lo spunto, ad esempio, di scuola tematica per quanto riguarda, ad esempio, alcuni testi. Uno è un libro sui vampiri, Il vampiro o il sentimento della modernità, e un altro libro che è Dei vampiri. Sì. Ciao, sono Flavio da Padova. Ciao Flavio. E volevo un attimo intervenire, scusate se ho interrotto il discorso, ma No, fai pure. tranquillo. ecco, un attimo perché c'ho la radio che fa le bizze. Dai, Avete un grazie. attimo di pazienza? Pronto? Sì, ti Sì. senti, parla Vai. pure. Pronto? Sì, parla pure. Ti Ecco, senti? sì, adesso è perché c'è l'antenna, non. Ecco. E allora, avrei voluto intervenire la scorsa puntata, ma purtroppo le linee erano intasate, quindi. Sì, è stata una puntata campale. Sì, ecco, allora, volevo un attimo fare intanto qualche puntualizzazione. Voi nelle puntate precedenti, innanzitutto voi fate un'opposizione, un'antinomia prima che tra paganesimo e cristianesimo, tra monoteismo e politeismo, quindi parlate in termini ancora più generali. E volevo dire che neanche quando il paganesimo era dominante, c'erano pratiche monoteistiche anche all'interno stesso del paganesimo e sappiamo che ci sono state nell'antichità numerosissime sette pagane che si rivolgevano prevalentemente ad un dio. È vero, sì, E, è per vero. esempio, molte sono state anche perseguitate e sono state fatte oggetto di persecuzioni anche violente. Baccanali, sì, I di baccanali, la sete certo. di Dionisiaca in Certo. special modo, Sì, ecco, è questo vero. penso che è una cosa che si debba anche dire, insomma, che è importante Sì, ma. far rilevare. Ecco, poi volevo fare due tipi di discorsi. Prima un discorso storico, prevalente un'osservazione a carattere storico, e poi un'altra a carattere, diciamo, filosofico e metodologico. Allora, prima cosa, ci sono, diciamo, lo sapete meglio di me, che ci sono diversi tipi di paganesimo. Per esempio c'è anche il paganesimo civile, Sì, il esiste paganesimo. la religione civile, esiste la La una. religione. Sì, ha avuto anche un ruolo molto importante. Per esempio, il paganesimo mediterraneo, latino, ma anche greco, era soprattutto un paganesimo Sì, di civile. polis o di A città. parte naturalmente i misteri, che erano un'altra cosa, che Sì. diciamo erano a margine del paganesimo ufficiale, Sì. le sette misteriche, i misteri eleusini, i misteri orfici, eccetera. Certo. E comunque, per esempio, vabbè, tra i paganesimi civili più importanti possiamo nominare il culto ad Atena, diffuso nelle Atene del V secolo, che aveva un'importanza fondamentale nella religione civile e quindi anche nella stabilità politica della città. Ma anche, si può anche nominare il culto dell'imperatore durante l'epoca imperiale È della vero, Romanità. infatti per noi è il prologo per l'arrivo del cristianesimo questo, no? Cioè Sì, la. perché era venerata una sola figura, però c'è anche una derivazione orientaleggiante, questa del culto dell'imperatore, però era fare un culto all'imperatore non aveva, sì, aveva anche un valore sacrale divino, ma aveva anche una funzione strettamente Certo. politica e di stabilità politica dell'impero. Infatti i cristiani erano, diciamo, visti, erano trattati con disprezzo e soprattutto visti con diffidenza proprio perché rifiutavano di sacrificare all'imperatore e quindi era come se adesso era come. Sarebbe come se oggi uno si rifiutasse di alzarsi in piedi quando innalzano la bandiera italiana e suonano l'inno come un segno di disprezzo verso lo Stato in cui Sì. vivi, no? E questo era, diciamo, il motivo principale per cui i cristiani erano visti con sospetto, anche se poi in realtà non facevano null'altro di male, non, Beh, eh. insomma, Salvo non pagare le tasse. erano degli evasori fiscali, Sì, cioè, diciamo i che romani erano li hanno perseguitati perché erano degli evasori fiscali erano sostanzialmente. refrattari a qualsiasi tipo di venerazione verso lo Stato e quindi naturalmente. E infatti circolavano anche delle leggende
tipo che nelle loro sette si mangiassero i bambini. Sì, perché, ma tutti, poi si erano fatti gli altri, era normale. Un po' come è successo con i comunisti nel nostro secolo, sì, per dire come certe cose ricorrono. Comunque, volevo dire che invece c'era, ci sono dei culti pagani, i culti pagani per esempio nordici, che inneggiano alla forza e al valore guerriero, no? E non so come voi vi situate verso questi tipi di culti e questo tipo di paganesimo nordico. Cioè, io parlo del paganesimo, per intenderci, quello dell'era iperborea, la Conan, sì, il barbaro, no? Sì. Che per esempio oggi ritroviamo, non so se voi conoscete, nelle heroic fantasy, in, sì, quei fumetti. E io prima citavo i giochi di ruolo, perciò è una giochi, cosa... Esatto, nei giochi di ruolo che attraggono molti giovani, e devo dire soprattutto politicamente a destra. Questo lo sappiamo. Cioè, è vero. Sì, purtroppo la destra politica è una destra cattolica, nel senso che. No, aspetta, sto parlando della destra, sì, in Nord Europa, non in Italia, che è un altro discorso. E per esempio a destra, in Inghilterra o anche in Germania, specie in Nord Europa, molti giovani sono attratti da questo tipo di paganesimo, così vissuto anche come un gioco, ma in certi casi, insomma, anche. Valutato anche abbastanza seriamente, cioè voglio dire, specie appunto comunque nel Nord Europa, e molti appunto sostengono, soprattutto tra gli storici nord europei, che il cristianesimo abbia devirilizzato quei popoli eroici antichi, gli ha imposto la sottomissione, no? Sì, li abbia devirilizzati, li abbia privati del valore, della forza che avevano quando erano pagani. E, per esempio i popoli eroici, anche un po' mitici, tipo i Cimmeri, quelli che poi sono stati resi famosi dalla saga di Conan, sì, il Barbaro, sì, no? E... Un attimo che... Sì, ma parla pure, sei in linea. Non... Sì, no, perché c'è la radio che... Ti fa i bizze. Purtroppo, sì. Comunque volevo dire che c'è, a proposito di questa tesi che sostengono molti storici, che appunto il cristianesimo abbia devirilizzato questi popoli, che c'è invece un interessante libro di Regis Boyer, che si intitola Il Cristo dei Barbari, in cui questo storico sostiene che, per esempio, fa un esempio molto esplicativo e quindi... dice che i vichinghi entrarono in contatto, sappiamo che per certo che entrarono in contatto con l'Islam, che era una religione guerriera, diciamo, sappiamo, sì, e a loro era sicuramente più congeniale come tipo di religione, visto che praticavano appunto... Ma guarda che anche i cristiani erano guerrieri, massacravano, sì, no, tranquillamente, sì, gli altri. Beh, distinguiamo tra... tra religione e poi e politica, nel senso sarebbe stata sicuramente a loro più congeniale, anche perché sì, sappiamo che ci sono state le crociate, ci sono stati i cristiani che per diffondere la fede hanno diffuso la fede con la spada, però nel cristianesimo come religione in sé non c'è nessun accenno sistematico e teorico alla violenza come mezzo per diffondere la fede. Come no? Se lo riservano i crociati, i cavalieri teutonici, se li riservano... Abbiamo 12, sì, crociate contro i pagani, eh? Sì, lo so, ci sono state delle... Sì, lo so, ma non, nella religione... come veniva diffusa, non c'era un esplicito comandamento che diceva che devi combattere l'infedele, mentre invece uno dei cinque pilastri della religione islamica è la jihad, la guerra contro gli infedeli. Nel cristianesimo non c'è questa cosa, almeno. No, è complessivo, cioè è tutto quanto. Il cristianesimo è fatto così, cioè non ha bisogno di imporre una cosa chiara, sì, però è complessiva. Ma è una cosa diversa. E comunque, appunto, perché invece i vichinghi preferirono il cristianesimo piuttosto che l'Islam? Perché gliel'hanno imposto con la forza. No, aspetta, no, sì, i vichinghi non gliel'hanno imposto con la forza, i vichinghi. Sto parlando proprio dei... cioè, e Regis Boyer invece sostiene che toccarono con mano la potenza del Cristo rispetto ai loro vecchi dei. È un discorso interessante, perché... Cioè, dobbiamo tenere presente che i barbari, no, dell'epoca di cui stiamo parlando, cioè del primo Medioevo, e
per assoggettarsi ad un dio nuovo dovevano perdere in combattimento, perdere una battaglia e verificare sul campo che il nuovo dio era più forte e quindi di conseguenza abbandonare gli dei che in quel momento onoravano e a cui tributavano e sostituire il culto che avevano con il culto del nuovo dio che li aveva sconfitti in battaglia. E, ecco, questo discorso ci può anche far riflettere e contestualizzare storicamente le stragi che sono le stragi che di coloro, i principi e i re che volevano diffondere il cristianesimo hanno fatto per abbattere, quindi sconfiggere il paganesimo, nel senso che non si può immaginare, sappiamo che c'è stata l'opera di missione. No, io vorrei puntualizzare una cosa, nel senso che esistono delle differenze sostanziali. Io ti cito tanto per dire, non so se conosci un autore come Mario Perniola, lui ha scritto un libro che si chiama La città dei simulacri, e dice, cioè, fa la differenza appunto tra comportamento di Roma e il comportamento, ad esempio, delle popolazioni, diciamo, semitiche o monoteiste. Lui dice, nella storia dell'antica Roma, l'esempio più sorprendente di seduzione politica militare era connessa al rituale religioso dell'evocazione, cioè l'evocazione. Mentre le popolazioni semitiche, assiri, babilonesi, ebrei, combattevano insieme i nemici e i loro dei, i romani, come gli titi, concepirono la divinità del nemico come separabile dalla città e dalle popolazioni in cui erano connesse. Mentre i semiti, quindi, pensavano alla guerra come qualcosa di totale, che coinvolgeva anche gli dei, i romani ritenevano di non poter conquistare una città se non dopo aver sedotto, o in termini tecnici appunto evocato, la divinità che la tutelava. Questa veniva perciò invitata ad abbandonare la sua residenza e a trasferirsi a Roma, dove riceveva in cambio le lezioni di un tempio e l'organizzazione di un culto. Sì. Ecco, questa è già una risposta, diciamo, fra la concezione appunto pagana mediterranea e la concezione appunto monoteista. Sì, certo, ho capito. Comunque, voglio dire che per esempio avete parlato nella scorsa puntata della strage di Verdun, no? La strage quella di Carlo Magno? Sì, quella di Carlo Magno, sì. Contro i Sassoni. E ecco, naturalmente è stata scritta molta letteratura ed è stata appunto condannata ferocemente ciò che ha fatto Carlo Magno in nome della fede cristiana. Però dobbiamo anche tenere presente, secondo me, il periodo storico, nel senso che di fronte all'imperativo di diffondere la fede, quale strada si presentava a Carlo Magno? L'opera missionaria? Non diffondere la fede? Ecco, quella era l'alternativa, sì, che aveva, era quella che doveva fare. Ma no, adesso sì, non diffondere la fede, ma nello stesso momento in cui Carlo Magno fu incoronato dal Papa, era obbligatorio, cioè era obbligato... Sì, ma è per questo che noi lo condanniamo, cioè ecco, per questo che noi lo dichiariamo nemico dell'umanità, capisci? Cioè proprio per questa scelta, non tanto per la strage in sé. Le stragi possono anche essere perdonate, cioè, tutto sommato, ma è il fatto di distruggere, sì, il divenire. Io proseguendo sulla risposta, ti cito sempre Perniola che diceva sul rituale dell'epoca dell'evocazione della seduzione, diceva, questo rituale, il cui significato è insieme militare, politico, culturale e religioso, si muove in una prospettiva opposta a quella metafisica occidentale, la cui linea è espressa per esempio da Mosè. Parlando dei nemici di Israele, Mosè infatti ordina di votarli allo sterminio, di non fare con essi alleanza né loro grazie, di demolire i loro altari, spezzare le loro tele, tagliare i loro pali sacri, bruciare nel fuoco i loro idoli. Mentre gli ebrei votavano alla distruzione ciò che era loro estraneo, i romani se ne appropriavano. Secondo l'evocazione romana, la conquista è impossibile se non si assimila il patrimonio spirituale e culturale del nemico, che deve essere soggetto di rispetto e di culto. Questa è la differenza fra monoteismo e politeismo. Ho capito, sì, perfettamente. Sì. Abbiamo delle telefonate che sono già, qualcuno tenta di telefonare, sono già cadute tre telefonate. Sì, posso continuare? Sì, puoi continuare, però avvertiamo chi sta telefonando di riprovare ancora, grazie. Vai avanti, vai tranquillo, vai. Sì, sì. Ecco, volevo dire per esempio, vabbè che parlare di Verdun, quando nel nostro secolo ce ne sono state ben altre di Verdun e non in nome del Cristo, è un po'... Cioè, è un po' un controsenso, perché comunque voglio dire, le persecuzioni e i linciaggi che anche hanno subito i cristiani, insomma, secondo me in una prospettiva... Le persecuzioni dei cristiani non sono neanche documentate.
imparziale. E fa parte della mitologia che si sono creati per giustificare la loro violenza. Dice, siccome noi ci hanno perseguitato, noi perseguitiamo gli altri perché siamo delle vittime. Questo non è, questo non è dimostrato. Può essere stata naturalmente un'amplificazione dovuta al bisogno di avere dei martiri, e noi sappiamo benissimo l'importanza che ebbero i martiri nella diffusione del cristianesimo. Tuttavia, non possiamo negare che i cristiani subissero delle persecuzioni un po' come succedette agli ebrei. Erano un po' visti, erano un po' trattati come gli ebrei in sostanza nei primi secoli. No, per esempio l'imperatore Giuliano cerca di ricostruire il tempio di Gerusalemme per gli ebrei, cioè non si creano questi problemi di persecuzione, cioè non esistono le persecuzioni. Aspetta un attimo, non esistono le persecuzioni. Nel primo e secondo secolo, vabbè, a parte le persecuzioni che i vari imperatori ordinavano, abbiamo anche degli episodi di linciaggio da parte del popolo verso i cristiani. Guarda, dal punto di vista cristiano, i primi autori che citano il cristianesimo è nel terzo dopo secolo dopo Cristo, cioè di conseguenza prima neanche sapevano cosa fossero i cristiani. Cioè, sì. Nel senso che io ti posso benissimo dire, qui esempio vado a citare esempio un autore tedesco, che è Kahl, che dice nella Misera del Cristianesimo, dice: i cristiani hanno falsificato anche la protostoria facendola come preistoria del cristianesimo. Capito. Sì, ma avete ragione, ma diciamo che in un'ottica imparziale, secondo me, bisogna anche dar conto di alcuni dati storici. Per esempio, nel 177 a Lione, la comunità cristiana venne buttata fuori a calci dalle proprie case e fu percossa. Sappiamo che ci furono molti episodi in quell'epoca, e ora io non intendo dire con questo che secondo me dovete anche dar conto di queste cose, perché sennò si tratta di un'ottica troppo parziale, è troppo evidente la parzialità. Voglio difendere il cristianesimo, voglio solamente difendere la verità e l'oggettività. D'accordo. Allora, un'altra cosa solo. Ci sono stati dei linciaggi, i cristiani non è che si sono inventati di tutto. Naturalmente l'umanità ha sempre avuto bisogno di prendere qualcuno a calci. In quel momento erano i cristiani, dopo sono stati altri, però voglio dire, sono stati anche i cristiani. I pagani non hanno mai avuto una chiesa, non hanno mai avuto un papa, non hanno avuto mai nessuno che ordinasse queste cose. Se le cose venivano fatte dalle comunità, perché il paganesimo si basa sulle comunità, e ogni comunità è individuale e ha la sua divinità, e obbedisce alla propria legge. Guarda Flavio, quando San Vigilio è stato preso a sassate dagli abitanti della Val Rendena perché voleva distruggergli la statua di Saturno, quello è un atto di legittima difesa. Non si può dire che la religione pagana ordinava l'uccisione di Vigilio. Quello è un atto che ha fatto la comunità di legittima difesa. I cristiani hanno preso la legittima difesa e lo hanno fatto santo. Sì, ma sappiamo spesso che le comunità cristiane erano anche usate come capro espiatorio in alcuni momenti. Sì, era vescovo di Trento, Il capro espiatorio appartiene soprattutto alla cultura monoteista, in cui ci deve essere qualcuno che deve espiare qualcosa. I pagani non hanno il problema di dover fare espiare a qualcuno, perché hanno dei riti di riconciliazione con le divinità, e di questo non sono problemi. Quando la divinità dei monoteisti dice di uccidere le persone, i preti lo fanno. Quando ad esempio, tanto per dire, a Roma venne a chiedere dei sacrifici umani, il sacerdote, giocando sul termine latino di testa, gli offrì delle teste di cipolle, e la divinità neanche si addirò, anzi ne fu contenta e ne fu divertita. Cioè, questa è la differenza sostanziale fra i politeisti e i pagani e i monoteisti. Chiediamo sempre a chi sta tentando di telefonare. Fate un esempio di tipo sessuale. I cristiani impongono una loro sessualità ben stabilita a tutti quanti. Nell'antica Grecia c'era Cibele, i suoi sacerdoti addirittura si castravano per rendersi simile alla dea, però non hanno mai pensato questi sacerdoti di andare a castrare gli altri o di proporlo agli altri. Lo facevano per se stessi ed era un problema loro. E gli altri pagani dicevano: vabbè, lo fanno così, sono contenti loro, e basta. Allora, però loro non imponevano nessuno. Ho capito il vostro discorso, però c'è una cosa innegabile, e secondo me, e varrebbe la pena di approfondirla, i motivi per cui ha trionfato il cristianesimo sono, come dite voi, possono essere, come dite voi, solamente la diffusione con la violenza e il sopruso? Possono essere questi, secondo voi? Sono solo questi. Allora non ci siamo, perché io non difendo, io non sono credente. Non difendo posizioni di parte, però voglio dire, siccome c'è una formazione storica e filosofica, voglio dire, per difendere anche il paganesimo e la vostra posizione, ci vuole anche un'analisi storica del perché il cristianesimo ha trionfato nell'era volgare,
E per quali motivi? Storici, perché secondo me dire che il cristianesimo è trionfato solo perché si è imposto con la violenza, a specie nei primi secoli, se poi può essere vero per i periodi successivi, non fu naturalmente vero per il culto degli dei pagani, togliendo a chi ancora lo seguisse ogni diritto. Ma perché il paganesimo è morto? Ma ci sarà il paganesimo motivo, non è morto. Perché cioè, il paganesimo secondo me non è morto, piano, non siamo di necrofori che vanno a scavare una tomba e tirano fuori, non facciamo archeologia. Il paganesimo non è mai morto, è sopravvissuto sempre. Okay, cioè, allora, è sopravvissuto male, però è sopravvissuto. Claudio, sì? Adesso ti faccio questo discorso qua. Tu parli della tolleranza religiosa che era la normale prassi greca e romana, giusto? Sì. Allora, io vorrei portare questo punto di vista. La tolleranza religiosa è vero che era un fattore positivo, ma è anche vero che nei secoli aveva portato per accumulazione ad una massa spaventosa di alternative tra cui scegliere. È vero. E tra, per, è vero. Vuol dire, c'erano troppi culti, troppi misteri, troppe filosofie della vita tra cui scegliere. Ogni persona aspetta, lasciami finire. Sì. Poteva accumulare, secondo cioè, il mio punto di vista, un'insicurezza religiosa sull'altra e non sentirsi sicuri. E quando subentrò il cristianesimo, fece piazza pulita di tutto. No. È vero quello che avete detto voi, che fece piazza pulita di tutto, però... Dovete anche, non so se voi avete letto un libro di un famoso psicanalista, Fuga dalla libertà. Il cristianesimo fece piazza pulita di queste alternative e sollevò il fardello delle libertà dalle spalle dell'individuo. Cioè una scelta, cioè, una sola, aspetta un attimo, una sola irrevocabile scelta e la via della salvezza era praticamente a portata di mano di tutti quelli che cercavano qualcosa in quel periodo storico. I critici, per esempio, i critici pagani dell'epoca, no? Potevano farsi beffe, e lo sappiamo quanti scritti ci sono stati contro la religione cristiana, non so, basta leggere Luciano, non so se avete presente Luciano, sì. Potevano farsi beffe dell'intolleranza cristiana, perché l'intolleranza cristiana lo sapevano già i pagani del primo secolo, che i cristiani erano intolleranti e non ammettevano altro Dio all'infuori del loro. Bisogna contestualizzare il fatto che in quell'epoca c'era un'angoscia incredibile. Ogni credo totalitario esercitava una potente attrattiva. Flavio, io ho il problema di mettere in linea altre telefonate. Ascolta, perché... pensa soltanto al fascino del comunismo che è Flavio, io ho il problema di mettere dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ho il problema di mettere in linea altre telefonate. Ma non posso finire il discorso. Sì, va bene, dai, vai. È mezz'ora che parli, comunque. Vai, dai, tranquillo, dai, finisci il discorso. No, vabbè, mi dispiace rubare spazio alle casalinghe. No, te vai tranquillo, vai. Cioè, non è da noi, è per le persone che stanno chiamando. Sì, ma le casalinghe possono... Hanno il diritto di parlare tutti quanti. Concludi per piacere. No, cioè non puoi offendere le persone che chiamano, perché tutti hanno il diritto di esprimersi. Sì, no, cioè, chi sia una casalinga ha il massimo rispetto, perché ha il diritto di parlare. Concludi il discorso, vai, Flavio. Sì, appunto, volevo anche cercare di ragionare in questi termini qua. Secondo luogo, il cristianesimo era aperto a tutti, cioè nel senso non faceva distinzioni sociali, accettava i lavoratori manuali, anche gli esiliati, gli schiavi, i criminali, e nonostante nel corso del nostro del periodo del secondo, terzo e quarto secolo assumesse una forte struttura gerarchica con il Papa, eccetera, a livello anche di gerarchia inferiore, dava un'ampia possibilità alle persone che avevano un certo grado di cultura di fare carriera all'interno di questa gerarchia. E soprattutto il cristianesimo all'inizio non richiedeva, per esempio come il neoplatonismo e altre filosofie pagane, una cultura di base, perché semplicemente richiedeva all'inizio solo una fede. E questa era una cosa molto semplice che poteva attrarre tutti. Cioè io non voglio difendere il cristianesimo, io voglio capire le ragioni per cui il cristianesimo ha potuto trionfare. E non penso che la soluzione del dirlo sia solo che hanno cominciato a pensare tutti con la spada, no. Perché sennò non senso. D'accordo, comunque, Flavio. Voglio concludere dicendo una cosa. Per piacere, no, devi concludere. Devi concludere. Ecco, allora voi diciamo vi professate pagani, no? Lo parlate con diffusione e anche con perizia della storia del cristianesimo e la storia del paganesimo, però dovete ammettere naturalmente che il paganesimo nel mondo occidentale è stato soppresso dal monoteismo cristiano nel corso dei secoli, come o non come, questo ognuno lo valuta, ecco. Però voi, volevo farvi una domanda, siete pagani in quanto, cioè vi proclamate pagani in quanto recuperate il paganesimo nella sua forma storica o nella sua forma sovrastorica? Cioè,
Mi spiego meglio. Per piacere, devi concludere, per favore. Sì, perché se lo recuperate nella forma storica, mi pare che sia una specie di rievocazione, una specie di gioco, di spettacolo, no? Perché... Va bene, basta così, Flavio. Se invece lo recuperate... Sì, pronto? Pronto?